Carissimo Fra Carlo, fratello guardiano, amici e devoti della Beata Vergine Maria, che siete qui presenti e ci seguite da casa, a nome di tutti i miei confratelli della provincia e fuori, mi accingo a compiere questo gesto di affetto e di filiale devozione verso la Madre di Dio, rappresentata nel segno dell'antica, preziosa e storica icona custodita nella nostra chiesetta del convento. Tante generazioni di frati cappuccini da più di 5 secoli hanno condiviso con il popolo di San Giovanni Rotondo ed ora con un numero incalcolabile di pellegrini provenienti da tutto il mondo uno speciale rapporto di appartenenza a questa venerata immagine della Madonna delle Grazie. A lei si sono rivolti i giovani novizi e i giovani seminaristi per essere aiutati a custodire la loro vocazione, quando nel passato questa era casa di noviziato e di seminario serafico cappuccino. A lei si sono affidati i confratelli che ci hanno preceduto, soprattutto nei tempi più difficili segnati dalle guerre e dalla povertà. A lei tanti veneranti frati hanno affidato le storie personali e familiari ricevute nel confessionale e negli incontri del ministero, storie segnate dalle fragilità ma anche dal desiderio della santità. A lei il nostro amato confratello Padre Pio da Pietrelcina ha affidato tutti noi che condividiamo la sua vocazione francescano-cappuccina, i suoi figli spirituali sparsi in tutto il mondo e tutti coloro che sono nel bisogno e nella prova. A nome dei frati che ci hanno preceduto, di coloro che hanno il privilegio oggi di poterla custodire e onorare, e di coloro che verranno dopo di noi, mi rivolgo ora alla Madre di Dio come se fossimo un cuor solo e un'anima sola. Gioisci piena di grazia, il Signore è con te. Tu che per l'annunzio dell'angelo hai generato il tuo Creatore e Signore, sei divenuta sentiero umile e prezioso che conduce al tuo Figlio Gesù. In te tutte le generazioni si diranno felici, perché hanno visto la via che conduce alla vera gioia. Indicaci la via, Maria, cammina accanto ai nostri giovani, perché riscoprano in Gesù la strada della vera pienezza. Alzati piena di grazia e corri verso di noi.
Tu che non hai considerato un tesoro geloso il Creatore e Signore che portavi nel grembo, sei divenuta messaggera della pace che attendiamo nel tuo Figlio Gesù. Benedetto il frutto del tuo grembo, venuto ad abitare in mezzo a noi. In lui troviamo casa, con lui ritroviamo il senso della vita. Vieni a dimorare nei nostri cuori, Maria. Mostrati madre per i nostri giovani, perché riassaporino in Gesù la casa della vera amicizia. Corri in fretta, Maria, madre, il nostro cuore ti attende. Ave Maria, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.